Continua a far discutere l'ordinanza di Ghinelli antialcol, oggi incontro in Confesercenti insieme agli operatori, lei gestisce la più antica birreria di Arezzo a Pescaiola, quanto vi danneggia questa ordinanza? Questa ordinanza è stata sicuramente una coltellata alla schiena per tanti operatori, sia come me che gestiscono una birreria, sia chi gestisce il ristorante, sia chi gestisce un bar o una piadineria. Sicuramente nel primo punto ci trova completamente d'accordo, nel senso che se il primo punto è stato fatto per combattere il degrado che ultimamente sta attanagliando il centro storico, determinate zone che sono state giustamente individuate, va benissimo. Il punto 2 è un pochino limitante per chi magari opera in maniera particolare, tipo chi vende le bottiglie di vino particolari, chi vende come me anche birre praticamente introvabili e magari si trova il cliente alle 9:30 che torna a casa per cenare e non gli può dare quello che vuole. Sul punto 3, il punto 3 è veramente molto limitante perché l'una è decisamente un orario abbastanza restrittivo. Noi riteniamo che a quell'ora lì chi volesse compiere certe cose tipo ubriacarsi o tipo andare a fare casino sia già carico a quell'ora lì per andare a farlo. L'ideale sarebbe riuscire a spostare perlomeno nel fine settimana questo orario dall'una alle 2, 2:30. Poi queste sono valutazioni che non stanno a me, io parlo da esercente, giustamente tiro un pochino anche a me. Chiediamo assolutamente all'amministrazione invece di rivedere la seconda parte, sicuramente quella relativa all'orario, per cui l'orario di somministrazione cessarlo all'una ci sembra assolutamente troppo presto e tra l'altro crediamo che crei un problema anche poi di effettiva applicabilità, insomma, ecco, dell'ordinanza. Riteniamo anche che la parte relativa al divieto di asporto dopo le 21 non dovrebbe essere generalizzata in maniera così onnicomprensiva come previsto dall'ordinanza, ma speriamo che sia possibile prevederla solo per certi tipi di attività.